allora ti chiedo, cara Simonetta, qual è il concetto fondamentale che tiene insieme la questione femminile e la questione del lavoro? Allora, per me il lavoro era un privilegio. Privilegio perché le donne di casa mia non lavoravano e la maggior parte degli uomini neanche. Perché il lavoro della donna in Sicilia era un lavoro specifico, in genere era quello di insegnante, perché aveva il tempo il pomeriggio di stare con i figli e le vacanze. E poi da lavori umili, la lavandaia, la cameriera, la bambinaia. E nessuna delle mie cugine pensava che avrebbe lavorato, era impensabile perché avrebbe sposato, però si studiava, ora dovevamo laurearci, era una bella cosa laurearci, e poi basta. Papà invece ci disse sempre che dovevamo lavorare, non era specifico perché anche lui non aveva idea del lavoro, però dovevamo lavorare. Per cui per me era una certezza di una cosa che non capivo e una cosa che era un privilegio perché prima non avrei potuto lavorare. E quindi c'è stata un'accelerazione spaventosa, perché poi sembra che questa del lavoro nella vita delle donne sia stata una stagione tutto sommato breve, e adesso le donne, come anche gli uomini, ma le donne forse con una violenza più alta, si confrontano di nuovo con la questione della vita senza il lavoro, del tempo senza lavoro, della precarietà, della disoccupazione, dell'essere fuori dal circolo d'identità che è il circolo del lavoro. Tutti lo abbiamo questo, anche gli uomini, io parlo perlomeno dell'Inghilterra. Il lavoro nella mia generazione, lasciamo stare a me con i problemi personali di questa famiglia strana, era una conquista, la donna doveva lavorare, la madre voleva lavorare, doveva anche essere una buona madre, doveva essere una buona moglie, doveva cucinare bene, doveva essere bella, doveva fare jogging, non doveva avere amanti, ma forse poteva anche averli, cioè era un mondo in cui tutto era permesso alle donne. Dovevamo farlo tutto e bene, per cui era impossibile. Molte di queste donne non ce l'hanno fatta, a un certo punto sono crollate. Altre hanno mandato al diavolo il matrimonio, altre hanno scoperto i rapporti lesbici, per esempio. Io parlo sempre dell'Inghilterra, in Italia non lo so. Ma in realtà lavorare e fare tutto il resto bene è impossibile, come sappiamo tutti, ma noi credevamo che dovesse essere fatto. Poi è arrivata la disoccupazione, per cui il grande shock, che dopo tutto quello che dovevo fare per lavorare, ora non posso lavorare perché? In Inghilterra il lavoro della donna è osceno perché lo Stato non ci supporta. Lo Stato non dà asili per le donne che lavorano, o dà asili a pagamento, o dà asili ad orari strampallati, per esempio dalle 8:30 alle 4:30. Io nel mio studio, in cui impiegavo per la maggior parte donne, ho dovuto lasciare andare via delle impiegate perché non riuscivano a tenere il ritmo degli altri impiegati, perché non avevano i denari per pagare l'asilo e io non avevo i denari per pagare loro talmente tanto da pagare l'asilo. Cose incredibili e vergognose in un paese civile. Ora c'è la disoccupazione per tutti. L'uomo però lo regge meglio perché ci è abituato. In Inghilterra c'è una frase che io non capivo, come non capisco tante cose degli inglesi. Io dicevo, lei che fa? E mi dicevano, I'm between jobs. E io dicevo, in between quali jobs? Quello diceva, no, jobs. E poi mi dicevo, zitta, zitta, dice, quello cerca lavoro. La donna non lo dice mai, I'm between jobs. Come non dice, I'm between men, quando non ha nessuno, perché si vergogna. Senti, qui in Italia, quando c'è stata la prima ondata massiccia di persone che sono state con violenza espulse appunto dal circuito dell'identità che è legato al circuito del lavoro, la Fiat, la cassa integrazione della Fiat, poi qualcuno ha studiato questo fenomeno e qualcuno si è accorto che c'era una differenza nella sofferenza di ritrovarsi fuori dalla fabbrica, fuori dalle relazioni, con lo stipendio ridotto, senza stipendio, ma soprattutto fuori da un circuito di senso, c'era una differenza nel reagire fra gli uomini e le donne. Detto brutalmente, le donne reagivano meglio, e qualcuno diceva perché le donne hanno più anima, e qualcun altro diceva perché le donne potevano ritornare, come dire, in un'identità che avevano abbandonato molto, molto prima. Per gli uomini era più doloroso, più difficile. La vedi questa differenza? Tu dicevi che invece per le donne è più difficile. Prima di tutto nego che la donna ha più anima dell'uomo, perciò via questo, Era una una scusa che cretinaggine. abbiamo avuto noi maschi da Non anni. mi piace e non è vera. Per la donna è più facile tornare nel non lavoro perché ha il modello della madre o della nonna. Sì. Per
Cioè, tutto è più facile quando tu rientri in un modello che conosci perché ci stai comoda. Credo però che per la donna di oggi sia una doppia sofferenza, penso che sia il contrario. Può reggere perché pulisce la casa, mentre l'uomo non sa che fare. Però è una doppia sconfitta, ho conquistato una cosa e ora mi viene tolta di nuovo. Io, per esempio, se non avessi lavoro lo sentirei, secondo me, peggio di quanto lo sentirebbe uno dei miei figli, perché per me significa che io ho cercato di lavorare perché dovevo lavorare e non ci sono riuscita. Per i miei figli sarebbe sfortuna perché è un momento finanziario brutto. Su una prospettiva più ampia, che io non riesco a vedere perché sembra che siamo molto accecati dal presente, come te l'immagini fra 10 anni, l'articolazione del rapporto di quello che si è, di come ci si percepisce, di come ci si rappresenta con il mondo del lavoro, no? Cioè, molto spesso siamo stati quello che si faceva. Io non faccio il ragioniere, io sono un ragioniere, non faccio l'avvocato, io sono un avvocato e questo riempiva tante cose. Il futuro è fatto, credo, di identità lavorative più Sì. incerte. Come ci disegnerà questa cosa? Come ne veniamo fuori, secondo te? Non lo so, bisogna lavorare moltissimo su questo nuovo compagno della nostra vita che è l'internet e che io non conosco bene, ma che è importantissimo per i bambini dai 7 anni in poi. Probabilmente la persona che non lavora, perché ci sarà una grande disoccupazione, avrà questa compagnia. Avrà questa altra realtà in cui si perde in giochi, in cui ci sarà per esempio non più un Facebook, ma il Facebook dei disoccupati, in cui diventano un'altra specie di grande marcia, di gruppo di gente che vive e si concluderà poco e niente, però facendo qualcosa. A me hanno raccontato che nel cammino di Santiago, c'entra, non divago troppo, Figurati. nel cammino di Santiago. Camminavano nel cammino di Santiago per secoli i bambini abbandonati e i bambini orfani e i bambini poveri. Cioè partivano dalla Germania, andavano a Santiago, ritornavano e per circa 6 o 7 anni della loro vita camminavano come una mandria di cani randagi e venivano nutriti, curati e man mano qualcuno se li pigliava in casa, ci dava lavoro, morivano. E io vedo questa nuova generazione, un po' come questi del Cammino di Santiago, che andiamo da un punto all'altro, non sapendo bene perché e come, ma sappiamo che abbiamo un punto, poi un altro, poi si torna indietro, con piccole speranze, cioè abbrutiti, ma abbrutiti nella tecnologia.